È l'ultima conferenza del ciclo, con oggi si chiude questo ciclo Praticare la cura nel tempo della complessità, dopodiché ragioneremo un po' per il futuro come dare continuità a tutti questi incontri in tema di narrazione, in tema di complessità e dintorni. Allora, stasera abbiamo con noi il professor Sergio Manghi, che ringrazio per la disponibilità, oltre ad essere un esponente importantissimo e un conoscitore assolutamente di rilievo del pensiero benzoniano, oltre ad essere un sociologo, oltre ad essere un docente di grande esperienza, di grande competenza, è anche un mio amico. Io ci ricordo Sergio Manghi quando eravamo dei giovani pionieri dei servizi formazione in Italia e ci trovavamo tutti gli anni a Parma in una sorta di comunità di pratiche che avevamo attivato, e lui partecipava e ogni tanto dall'angolino alzava la mano, faceva una domanda e ci rimetteva di nuovo tutti in movimento a ripensare e a rivedere le nostre idee. Questo ricordo di una persona capace di far pensare, di rimettere in gioco i pensieri e le idee, mi è sempre piaciuto anche per questo. Quindi lo ringrazio per la disponibilità. Passo a lui la parola, ricordo soltanto che dobbiamo poi raccogliere i famosi compiti, ECN, eccetera, eccetera, per cui ricordatevi di fare tutto questo. Abbiamo un incontro sicuramente interessante, sarà anche un po' interattivo e sarà gestito come tutte le altre volte anche grazie alla vostra partecipazione. Buona conferenza a tutti. Buonasera, mi sente bene? Anche se lo allontano un po'? No, mi affarrete. Intanto sono io che ringrazio Vincenzo e gli organizzatori, un paio dei quali ho scoperto, ci si conosceva già, per avermi invitato a riflettere con voi, a discutere insieme a voi un tema che a me è molto caro da molto tempo. E credo anche che, mi riferisco alla parola cura, penso che sia un tema, la parola cura sia una parola fra le più importanti, ce ne sono forse pochissime altre che mi vengono in mente, come importanza del nostro tempo, in senso ampio, non soltanto in senso sociosanitario. Qui però siamo nel contesto prevalentemente, diciamo, sociosanitario, ed è su questo che cercheremo di riflettere. Nello specifico, anche se mi sono interessato fin da giovanissimo di queste questioni, che ho insegnato a lungo nelle scuole professionali per infermieri pre-universitari negli anni 80. Poi ho anche insegnato nel corso di laurea magistrale in infermieristica e ostetricia per una quindicina di anni, fino all'anno scorso, a Parma. Avevo anche la mamma infermiera, per cui qualcosa, infermiera generica, quando ci si erano queste. C'entra anche questo, chi lo sa. Insomma, credo che il tema della cura è un tema centrale ed è un tema che sulla quale io, tra l'altro, avrei persino scritto quasi interamente un libro già concluso 3 anni fa o giù di lì, poi siccome ero insoddisfatto è ancora lì, perché credo che sia troppo, una cosa troppo, lo farò interamente. Non sono mai abbastanza soddisfatto di quello che riesco a pensare e a mettere anche nero su bianco. Capiterà. Quindi io vi ringrazio perché mi aiutate anche a rifare mente locale, a stare su questo tema, e in un modo che è un po' esemplificato nel titolo, ma anche nel disegnino che c'è nel disegno. Ho ripristinato, da tanto tempo che non ci tornavo sopra,
nell'ormai lontano 1990, ho pubblicato un libro, il primo libro diciamo impegnativo in cui questa questione dell'ecologia, nel senso che poi cercherò di dire dopo, ha trovato anche una strutturazione impegnativa, diciamo, che era intitolato, il sottotitolo era Ecologia della mente e pratiche sociali, il sottotitolo, ma il titolo era Il gatto con le ali. Titolo strano, che però mi aiuta, non lo tiravo fuori da molto tempo, ci ho pensato in questa occasione, perché mi aiuta a dire molto brevemente, attraverso una favola brevissima, il modo in cui io credo che cercherò, credo che si debba, che sia meglio e che cercherò un po' di suggerire anche qui, di riflettere sulla questione. È una favola di un grande filosofo, ma anche scrittore di favole, tedesco del Settecento, che si chiama Lessing, il primo studioso serio, per così dire, di favole peraltro, ma è una favola brevissima che dice così: un topo filosofico non la finiva di lodare la natura, il creatore, per avere avuto un occhio di favore per la sua specie, perché diceva: se anche i gatti si sterminassero tutti sulla terra, esistono anche i topi con le ali, quindi noi sopravviveremmo. E conclude la favola moraleggiante Lessing: il buon topo non sapeva che esistono anche i gatti con le ali. Che non esistono letteralmente, ma ricordarsi che esistono sempre e che c'è sempre un punto di vista, c'è anche in questo momento un altro o vari altri punti di vista possibili che ci osservano mentre noi pensiamo, facciamo. Credo che questo sia essenziale. In genere tendiamo spontaneamente, noi della tribù occidentale contemporanea, moderno contemporanea, tendiamo a pensare che comprendere voglia dire filtrare attraverso i nostri filtri, giusto? Osservare questi filtri lo facciamo molto a fatica, fare le due cose è ancora più faticoso, e il termine ecologia, per come è usato qui, va dal punto di vista anche metodologico in questa direzione. È il modo in cui lo usa, non farò qui lezioni su Gregory Bateson se non dicendo alcune cose essenziali, questo biologo, di cui mostrerò anche un'immaginetta, un santino fra poco, antropologo, ma ancora biologo, figlio di William Bateson, che fu l'inventore della parola genetica, quindi cresciuto da giovane, per dire, a pane genetica, poi diventato ancora molto giovane antropologo, nato nel 1904, e poi dopo tante altre cose, e credo che molti di voi conoscano almeno il nome, ma adesso dirò alcune altre cose. Ecco, il termine ecologia va in questa direzione. Sempre stando sulle premesse, diciamo, di metodo, su come discutere quello che cerchiamo di discutere, direi che, ecco, questo, quello che mi propongo è questo: favorire, ma a tutti noi, me compreso, perché mentre li ascolto i silenzi, vedo, sono anch'io che rifletto su cosa stiamo mai pensando qui, ovviamente, di favorire questo spaesamento da gatti con le ali. Aver presente che noi felicissimo che pensiamo c'è qualcosa di essenziale che ci sfugge, che ci sta osservando, che la sa più lunga di noi, sempre. Sempre. La sedia su cui siamo seduti in genere la riteniamo non rilevante, invece è molto rilevante. Anche
che la predella dove sta i piedi, naturalmente. Bisogna favorire un po' di spaesamento che sia che una condizione necessaria per la quale, attraverso la quale ascoltare, o in termini medici diciamo auscultare, il sottosuolo della scena della cura. Dirò dopo cosa intendo per la scena quotidiana della cura. Questo è il signore Gregory Bateson, a una certa età, noto soprattutto per questo libro che si intitola Verso un'ecologia della mente, dove il termine ecologia l'avrete già intuito, chi lo sa già, l'ha più che intuito, chi non avesse mai studiato o approfondito Gregory Bateson, spero avrà intuito che qui il termine ecologia ha ben poco a che vedere con l'uso quotidiano che ne facciamo normalmente, con l'uso ambientalistico, naturalistico, che se ci fate caso è interamente poggiato sull'idea che la natura è là. L'uomo che salva l'ambiente, l'uomo è ambiente, cazzo sana. Scusate il latino. Per sottosuolo, intendendo per sottosuolo, cercando di approfondire sempre di più, attraverso questa frase che è appunto di Gregory Bateson, le presupposizioni che tendiamo a dare per scontate e a non indagare mai, che ben inteso sono infinite, come diceva il maestro Gregory Bateson, che posso andare qui sulla spalla vestito da gatto con le ali, a bucce di cipolla. Anche quando abbiamo capito una premessa siamo arrivati al punto essenziale, ce n'è un altro. Per capire occorre fermarsi su un punto di vista e guardare, ma quel fermarsi dà per scontato un qualche cosa. Per noi occidentali razionalisti, che crediamo di capire le cose al volo, soprattutto razionalisticamente, è molto scomodo, però qui cerco di stare. La frase che nel frattempo avete letto, noi tutti abbiamo in comune un groviglio di presupposizioni, si potrà tradurre anche con premesse, il traduttore, l'amico Pino Longo, dice presupposizioni, che è una bella parola, molte delle quali hanno origini antiche. Sottolineo questa parola come le altre che mi pare valga la pena sottolineare. Perché noi, specialmente negli ultimi decenni, le ultime generazioni, ma anch'io ho dovuto fare una fatica di autodecentramento, si tende a pensarci dentro un tempo relativamente breve. Tutt'al più, diciamo che adesso c'è oggi, poi Novecento, postmodernità, modernità, prima della modernità c'è la tradizione, poi vabbè, stiamo lì, insomma, diventa erudizione, no? Ma gli esseri umani sono gli stessi dal punto di vista genetico da 200.000 anni. Che vuol dire che i problemi essenziali sono gli stessi da 200.000 anni. Tutti i vari modi che abbiamo escogitato per far fronte alle questioni essenziali, forse la questione più essenziale di tutte, come forse cercherò di dire anche dopo, cosa faccio quando incontro uno sconosciuto? Forse. E sono tutte stratificate l'una sull'altra, non è che noi siamo nati ieri, noi siamo nati molto 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 tempo fa, e alcune presupposizioni sono talmente stratificate e date per scontate che ci sembrano naturali, ma sono interamente bioculturali, potremmo dire, ma il culturale per l'essere umano c'è, sia pure intrecciato, già intrecciato è una parola sbagliata, perché
siamo costretti a dire questo perché siamo abituati a pensare alla biologia come una roba e la cultura come un'altra, e dopo a posteriori siamo lì a cucire quello che noi abbiamo strappato. Un osservatore che venisse da fuori, supponiamo, come si dice ogni tanto, per dire una zia, ma sono che viene da Marte, lo vedrebbe subito che noi siamo, come dice Dylan Morin, 100% biologia e 100% cultura, che fa 200% ed è matematicamente assurdo, ma noi siamo questo assurdo. Poi abbiamo inventato discipline per cui certi studiano quella roba lì e dicono ah, c'è la biologia. Io ogni tanto dico ai miei studenti che la biologia che cos'è? È l'insieme di libri che si sono stati scritti con dentro la parola biologia. Voi avete mai visto quella biologia umana? Proprio come oggetto? Si vede soltanto se si sono incorporati tutti quei concetti che passano attraverso i libri di biologia, 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 biologia. Ah, guarda! E dopo finisce che dopo decenni, secoli, perché noi sono diciamo 2000 anni che abbiamo questo mantra, no? Come tanti altri. Ci abbiamo talmente incorporati che finiamo col credere che esiste la biologia umana come un oggetto, che ci sarebbe così, esattamente come lo vediamo, anche se noi non fossimo lì a descriverlo e aver deciso che ce lo stiamo, che va descritto, no? Questo vale per ogni cosa, ovviamente. Una delle espressioni che Gregory Bateson ripeteva, non sua, ma di un grande linguista del secolo scorso, era la mappa non è il territorio. Il nome non rappresenta la cosa. Possiamo dire il sostantivo non è la rappresentazione della sostanza che c'è prima. Il processo è invertito. Sarebbe facilissimo osservarlo. Si parte a guardare un bambino piccolo, si vede che a un certo punto dice mamma, non ha la minima idea di cosa sia una mamma. Dice mamma che quella la compare. E allora dopo quella è la mamma. Insomma, vabbè, su questo non volevo però farla lunga, semmai la faremo un po' più lunga dopo. In queste premesse dice sono molte sono insensate, proprio questi qui noi diamo molto molto per scontato, parola impegnativa. D'altra parte vi invito a ragionare un attimo, a riflettere un attimo su questo dato. Stiamo o non stiamo distruggendo buona parte del pianeta con le migliori intenzioni? Nessuno ha deciso di distruggere il pianeta. Distruggere poi dopo non si dà. Siamo in guerra, diciamo, come dice meglio un altro studioso, perché vincono, gli altri viventi vincono, noi non so se sopravviveremo, ma siamo in una guerra con il resto del vivente che nessuno ha dichiarato con la migliore delle intenzioni, la famosa via. La stricata, la via dell'inferno è la stricata di buona intenzione. E perché diciamo questo? Perché presupponiamo che ci siano appunto delle presupposizioni insensate che riproduciamo come se niente fosse. E sul tema della cura questo è essenziale in un modo che cercherò di dire. Sono presupposizioni che sono incarnate, largamente inconsce, alcune totalmente inconsce, però funzionano. Torneremo anche su questo paradosso. Funzionano e come? Anche nel bene. Noi siamo abituati ad avere una connotazione negativa di ciò che sfugge alla coscienza, no? Prendere coscienza per noi, della tribù, per le superstizioni della tribù occidentale, è l'atto massimo. Prendere coscienza, che in realtà è un atto di dominio, ma su che cosa? Su quello che ci sfugge, allora prendi, comprendere, no? Acchiappare. Incarnato vuol dire proprio che sono nel bene come nel male,
funzionano senza chiedere permesso alla coscienza, e alla grande funzionano. Non ditemi che quello che state facendo in questo momento l'avete deciso deliberatamente. Quasi nulla. Per fare intendo proprio fare, nel senso come siete seduti, cosa state pensando, il movimento che state facendo, la quantità, che distanza tenete dagli altri, che tipo di attenzione tenete rispetto a me, una quantità enorme, di cui non basterebbero delle ore a descriverle. Ma noi abbiamo delle modalità che non hanno mica bisogno di metterci delle ore, come ce la impiega la coscienza. La coscienza che era sempre tardi a cose già fatte, perché ha bisogno di molto più tempo. Anche su questo torneremo. Vorrei però partire, questo come premesse, diciamo. Quello che farò adesso è ripartire da alcuni indizi di malessere nella scena della cura, e cercherò di dire anche brevemente cosa intendo con questo termine. Alcuni indizi di malessere per cercare di chiederci come riflettere, mettendoci nei panni del gatto con le ali, su questi indizi, in termini, diciamo, ecologici, nel senso di Greco di Benson. Ti dice qualche curiosità, qualche domanda, qualche... Procedo? Sì, sì. Allora, le prossime due ore, adesso non ne fermo più. Ho selezionato soltanto tre indizi da una ricerca che abbiamo fatto con i miei allievi, collaboratori di allora, che adesso nel frattempo abbiamo fatto carriera, nel 2000-2001, questa ricerca sulla quale torno continuamente, abbiamo intervistato vari medici ospedalieri e di medicina generale, territoriali, per cercare di capire come veniva percepito il cambiamento in corso nelle dinamiche interattive, nel modo di interagire con interagire in generale, vedete, perché rimango sul generico adesso, lo capiremo subito dopo, perché in genere si dice dal medico paziente, che è una di quelle premesse automatiche date per scontate da un sacco di tempo, che ci rendono ciechi rispetto a una quantità di cose importantissime che accadono durante, intorno, con ciò che accade tra un medico e un paziente. Allora, questi prendo questi indizi da alcune di queste interviste. Non ci andavo accanto a questo da tanto tempo. Teniamo presente che stiamo parlando del 2000-2001, per questo mi chiedo: sintomi di un malessere acuto o cronico? Perché questi qui che intervistavamo allora dicevano 30 anni fa, invece adesso, c'è uno che diceva proprio testualmente così, no? Perché noi volevamo proprio capire quello che intervistavamo esattamente su quello, no? Cosa sta cambiando rispetto a... sono passati altri 20 anni, quasi. E questo dice: l'aziendalizzazione ha portato moltissimo lavoro burocratico, cose che sapete perfettamente, e quindi ha meno tempo per i malati, che vuol dire meno tempo per mano sulla pancia, per ascoltare un problema, per comunicare con il medico di base, con i familiari e con altri specialisti. Questo è un indizio interessante, perché anche se al fondo c'è un lamento, che rimane lamento, che rimane non siamo più, no? Come facciamo? Anch'io all'università costantemente mi trovavo, sono in pensione da un anno. Adesso, ma diciamo cose simili, Poi dopo si rimane lì. E che cosa si fa tipicamente? Si cerca un capro espiatorio. Perché, o personale, o un dirigente, o anche astratto, quando si dice, questa proceduralizzazione, che è vero, su un certo piano,
è come dare la testa contro il muro, no? Infatti una volta in un incontro con dei medici, un medico mi disse: ma scusi, ma se tutti si, com'è che tutti si lamentano di questa proceduralizzazione e questa procede bella, tranquilla, avanti, diventa sempre più sistematica? Come mai? Se dà fastidio a tutti. E la mia risposta fu: non è mica vero che dà fastidio a tutti. C'è un vantaggio enorme che dà a tutti, che c'ha il capo espiatorio. Invece di chiederti attraverso quali processi interattivi sta accadendo quello che ci sta accadendo a noi, e si guarda là e si dice: ah, oh, ci si sente tutti uniti per un momento. Perché a tutti, non sembra più, compreso me all'università, vi assicuro che mi scatta come con una velocità, poi dopo faccio anche il sociologo, per cui dopo, però insomma. Vediamone un altro, un altro che eravamo quasi 20 anni fa, adesso ditemi voi se questa cosa non è, se sto fondato anche Nessuno Tocchi Ippocrate, no? Un'associazione. Qui nei confronti dei medici c'è questa caccia alle streghe, io posso denunciare, io posso fare, eravamo 20 anni fa quasi. Qui noterete che se si dice così, ma poi lo ripeteremo dopo, entra in, cioè, medico paziente, ma qui c'è un'altra presenza, che è la presenza legale, è una presenza, non è presente fisicamente, ma sono molto più rilevanti le presenze assenti di quelle presenti. Ecco, su questo, anzi, c'è un verso bellissimo del poeta Bertolucci che ha detto alla moglie, ricordo della moglie, diceva: assenza più acuta presenza, ma non c'è mica bisogno di arrivare a questo estremo di morto. Chi è che si comporterebbe in una scena interattiva senza tener conto di quello che si immagina altre persone rilevanti per quella scena faranno dopo, hanno fatto prima, potrebbero fare? La nostra rappresentazione della scena interattiva non è mai a due. Una delle premesse di quelle presupposizioni che facciamo fatica a tirar su e a guardare e accorgerci che è una ipersemplificazione è continuare a pensare il termine relazione con un termine che implica solo due persone, o fondamentalmente due e il resto contorno. Non c'è azione che non sia una sorta di sintesi, chiamiamola così, di una quantità di relazioni enorme che comprende appunto anche i viventi, dei non viventi. Ci torneremo anche su questo, vorrei insistere. Terzo indizio, e qui ci fermiamo, ce ne sarebbero parecchi altri, ma qui compare anche l'attore tecnologia, che non è una cosa piccolina. Dottore, mi chiamare al Cistifellia, mi faccia fare un'ecografia, magari anche qualcosa di approfondito. C'è un'esplosione del senso dell'eternità, è l'eternità senza l'aldilà. Come battuta, lo diciamo spesso anche il mio medico di medicina generale, che è anche un amico, un coetaneo, andato in pensione poco dopo di me, ogni tanto, una volta, si mi dice: io ormai sono un funzionario dell'immortalità. No, guardi che io sono già venuto a pagarla. Questa frase, sono già venuto a pagarla. Questa frase che diciamo come battuta, guardi, forse dovremmo prendere sul serio. Può tanto dire certo. Perché finché la diciamo come battuta, noi stiamo al gioco. Certo. L'immortalità non dico una cosina piccola, eh. Per la, non è un desiderio, è un po'. La Logan. Questo signore credo che lo conosciate, Sigmund Bauman, in un libro del 99 scriveva, del 99, le strade verso l'immortalità, un tempo riservate a pochi eletti, sono stracolme di folle, ansiose di guadagnarvi l'accesso. No, in questo momento io sono. Dice seriamente. Non ce l'ho in mano. E qui c'è una questione che credo ci tocchi tutti, anche come persone. Come assegno.
Questi sono indizi che prendevo, no? Su questo aggiungo quasi come battuta, ma per sottolineare, mi dice qualcosa questa frase? Sta parlando con me in realtà, questa, mi sta dettando quello che sto dicendo. Adesso ricomincio da capo, dico quello che pensavo io. Mi dice qualcosa questa frase? Sei stato al cinema di recente? Chi l'ha visto, ma anche chi non l'ha visto può immaginare che siamo in presenza di una esperienza, quella di un concerto con un grande performer. Io sono stato 3 o 4 anni fa al concerto di Bruce Springsteen a San Siro, e, insomma, per qualche momento è stato anche lì, anche di più, 3 ore e mezzo consecutive, come fa lui, una roba incredibile, pazzesca. Insomma, quando parliamo del paradiso, dell'immortalità, non parliamo di una cosa piccola, perché parliamo del passaggio del tema della cura da una dimensione religiosa a una dimensione profana, ma è una cosa che, quando è cominciato a venire questo passaggio, ammesso che poi sia giusto o sbagliato, non so, ma quando, noi abbiamo 200.000 anni di storia, 10 secondi fa, no? In questi, so che oggi, se non sbaglio, è stata confermata l'assoluzione di, come si chiama, di quella donna nel Pakistan che era condannata a morte per blasfemia, Asia, non Asia Argento, ma per altre blasfemie. Come si chiama? Asia Bibi. È stata confermata, l'ho sentita alla radio, mentre mi amico, confermata la soluzione. Quindi non è che stiamo parlando di epoche, ma anche in casa nostra, la deificazione di certi leader, anche politici, da prendere sul serio, da prendere sul serio, cioè occorre che riusciamo a vederci. C'è un titolo, c'è un libro, me la cavo con il titolo di un libro, così lo faccio breve su questo, di un grande studioso, di più importanti scienziati sociali contemporanei, che è Bruno Latour, sarebbe Bruno ma è francese, quindi, che un titolo di un libro che è del 99, anche quello se non ricordo male, che è Non siamo mai stati moderni. C'è il modernismo, che è un movimento culturale, un credersi, ma poi per gli altri invece. Ma le cose fossero un pochino più complesse. Forse abbiamo creduto un po' troppo rapidamente che si potesse fare il salto dalla ricerca del paradiso, e non a caso la tecnologia promette sempre di più, se non l'eternità. C'è un libro di uno studioso americano che espressamente dice: ormai siamo in grado attraverso la tecnologia, dove per tecnologia si intendono anche ovviamente farmaci, non tutto, la tecnica in generale, di allontanare così tanto da noi nel tempo avanti il momento in cui moriremo, che è come se non dovessimo morire mai. E non ditemi che questo non è quello che diceva Bauman, che diceva quel medico, o che sentiamo tutti i giorni. Insomma, morire ci dispiace a tutti, o no? Questa è una cosa che ho l'impressione molto elementare, ma che ci stiamo sopra un po' poco. Per scena della cura, qui sono, poi ho fatto anche il PowerPoint trasformato in PDF che avete, per cui lo leggerete meglio lì semmai. La prima volta in cui ho concettualizzato questo termine, scena della cura, era in quel libro del 95, poi, del 2005, poi riedito nel
anche nel 2009, e poi in modo più rigoroso in un articolo insieme a Roberto Lusardi che è nel libro Cura e Salute. Qui non sto a dire troppo, però per scena della cura intendo tutto l'insieme delle interazioni rilevanti in ogni gesto, situazione, diciamo, di cura. Rilevanti vuol dire quello che le persone implicate in presenza tengono presente, anche di assenza, per compiere un gesto sensato invece che insensato, utile invece che inutile, produttivo piuttosto che no. Come ci immaginavamo questa scena fino a 40-50 anni fa, e ci rimane dentro quasi obbligandoci a ripetere medico-paziente, è vero che l'essenziale erano poche figure, adesso anche qualcuna di più, però insomma nel termine medico-paziente si riassumeva l'essenziale, perché il medico sintetizzava una quantità di aspetti istituzionali, culturali, sociali, religiosi, di vario genere, che non erano messi in discussione minimamente. Si poteva dire il paziente, no? Anche se erano diversissimi, ma c'erano delle tipologie. Si poteva persino pensare a quell'epoca che il buon paziente è quello che ha A, B, C, eccetera. Adesso te la fa il buon paziente. Quello che è avvenuto negli ultimi 30-40 anni, possiamo prendere come inizio la riforma sanitaria e poi successivamente più che altro l'era delle aziendalizzazioni, seconda metà degli anni 90, come inizio di questo, di questa trasformazione che non è soltanto però nella scena della cura, che è generalizzata. Ormai il termine medico è dentro un sistema sanitario, sociosanitario, e gli altri che devono essere non solo implicati col pensiero, con l'immaginazione, con l'anticipazione mentale, ma che con cui puoi fare i conti davvero quotidianamente si sono moltiplicati. Il cambiamento lo esemplifico, e non c'è tutto, anche se fa un po' in questi termini, la figura medica, che si potrebbe dire il medico, ma ormai nessuno più può dire il medico, sono medici di medicina generale, specialisti, vari specialismi, anche molto molto diversi fra di loro, anche con interessi persino sindacali, corporativi, anche molto molto diversi fra di loro. C'è una differenziazione molto forte, e sorgere anche di nuove figure sanitarie che sono molto più via via in tutti questi anni, sono diventate molto più autonome di quanto fossero allora. Paradossalmente, per la verità, quando io insegnavo nelle scuole di infermieristiche, quelle professionali, che erano rette da delle caposala, mentre invece i corsi di laurea per infermieri sono retti da medici, bello questo bel paradosso, sarebbe interessante anche andarci fino in fondo, ma è molto difficile perché la corporazione medica, mi perdoneranno, vi dico un aneddoto così, siccome io, sapete, come dicevo, ho studiato abbastanza di queste cose, e il rettore che era un medico, il rettore non questo attuale, a Parma, quello precedente, che conoscevo per varie ragioni, l'avevo anche incontrato, mi chiacchieriamo a lungo, oh, cose interessanti, perché non mi dai un corso, proponi il consiglio di corso di laurea, un corso di sociologia di queste robe, sociologia della cura. Lui ci credeva, risposta testuale, sono una parolaccia, ma dico quello che ha detto lui,
se tolgo qualche CFU, sapete, i crediti formativi unitari, e i miei colleghi mi fanno un culo così. E allora? Poi dopo mi chiamano dopo a fare i corsi sulla comunicazione medico-paziente, mi pagano anche, ci rimettono, poi non serve quasi a niente, perché quelle cose lì o sono affrontate da bambini, o se no entrare dentro dopo, che dentro un'organizzazione strutturata, buttano via spesso dei soldi, persino, spero di no ovviamente, ma esagero un po', però insomma, è difficilissimo, anche se molte cose sono cambiate. Il paziente, ormai c'è una differenziazione enorme di tipi di pazienti, io ho usato anche come emblema dei familiari, che ormai bambini, anziani, c'è l'accompagnamento, il familiare è diventato molto più formalizzato, strutturato di quanto non fosse un tempo nella scena della cura. Ci sono racconti dei medici della ricerca che testimoniano con chiarezza di allora. Le associazioni di malati che sono fortemente presenti. Chiunque si trova a compiere un gesto di cura in qualsiasi contesto, un professionista che si trova lì, sa ormai che c'è tutta questa presenza e che, come tanti gatti con le ali che osservano con interessi anche molto differenti, quindi, infatti spesso è stressante. Poi entrano ovviamente tutta un'altra serie di attori, questi molto rilevanti, i manager che prima non c'erano, tutta la dimensione amministrativa, contabile, organizzativa è diventata enorme. Medico cui dicevano tempo fa, potrebbe tenere qua mio nonno 2 giorni di più, dipendeva molto da lui, adesso io non c'entro, non conto più nulla su questo piano. Dico un esempio piccolo, potremmo dire di molto più grossi ovviamente. Tutto il mondo della comunicazione, basta che accada un caso di cosiddetta mala sanità, i giornali parlano solo di mala sanità. Abbiamo sistemi sanitari considerati fra i migliori al mondo, ma accade, e questo chi agisce dentro i contesti di cura lo sa, e come. È una presenza molto forte. Poi ci sono vari altri ancora, quelli legali, faccio molto breve, associazioni anche di medici e ovviamente case farmaceutiche e altro ancora che potete immaginare, per dire che oggi ogni singolo gesto di cura è all'incrocio fra tutte queste cose. Chiunque agisce in un contesto di cura, anche se non lo sa coscientemente, ma non può non tener conto di questa ipercomplessità interattiva. Se vogliamo essere più rigorosi dovremmo dire distinguere, ma concediamoci un po' di semplificazione, relazionale, perché relazionale non implica necessariamente la presenza. Io sono in relazione costante e vincolante con questo gatto che si chiama Gregory, che ho sulla spalla da molto tempo, anche se non l'ho mai conosciuto, non è qui. E così con tante altre cose, con mio padre, con mio figlio, i miei cari che non ci sono più, sono presenze costanti ovviamente. E queste nell'agire concretamente, non in astratto, nel concreto, in quello che davvero facciamo, nelle situazioni concrete in cui siamo proprio situati materialmente, in ogni momento siamo ininterrottamente in relazione con tanto altro, e spesso conta di più la presenza di un maestro che non abbiamo mai conosciuto, di uno che odiamo, che abbiamo incontrato una volta sola, o anche, ma qualcuno che non è presente. La dimensione relazionale è essenzialmente una dimensione simbolica per gli esseri umani, ma è solo simbolica, deve essere anche interattiva, per cui a rigore dobbiamo distinguere fra interazione che comporta la presenza e relazione che... Ma non c'è mentre ci può essere quando siamo in relazione che quando siamo da soli, quindi ci può essere relazione senza interazione umana,
non ci può essere interazione senza relazioni. È una storia antichissima, spesso un'estensione molto ampia e così via. Ho segnato questo, ho fatto questo giochino per mostrare che c'è un asse che si è venuto formando, che dà le carte, per così dire, per dirla brevemente, no? Più di altri, che è questa alleanza che va manageriale, ceti medici, di medicina d'urgenza, di medicina diciamo altamente scientifica, e poi c'è tutta la questione politica che è sempre più dentro la scena della cura, se interrompere o non interrompere le cure nei casi di stato vegetativo. Non è che la politica entra, ma non dovrebbe entrare, guai se non entrasse. Quindi va vista solo l'esserci della politica in senso solo come disturbo, è essenziale. Dunque, su questo c'è qualche... Teniamo presente i sintomi, più che sintomi nella scena, i sintomi che abbiamo sentito prima. Qui gira la testa, di vertigini e non si sa prima e adesso e poi, no? E perché ci si sta male. A questo punto vi propongo una piccolissima esercitazione pratica che durerà 30 secondi, massimo un minuto, a cui però bisogna partecipare tutti. Si chiama MING perché c'è il copyright, che vuol dire Manghi Instant Group, spirito esattamente. Instant Group vuol dire gruppi istantanei, no? Ma in questo caso lo organizzerei così. Tutti e tutte avete una matita. Se fossimo in spiaggia non vi farei questo, ma qui penso, do per scontato che qualcuno magari ne ha due e allora chi non ce l'ha. Matita, penna, anzi forse meglio se non è una matita perché potrebbe cadere e rompersi la punta. Primo requisito è quello. Secondo requisito, bisogna essere in due. Quindi ciascuno deve assicurarsi che ha una partner, spostandosi anche, perché il terzo passaggio è che ci si alza in piedi, per cui nel frattempo alzare in piedi e cercare la partner. Tutti, anche gli imboscati là in fondo, che tutti devono avere la sensazione che tutti ci stanno, se siete dispari chi rimane fuori lo fa con me. E adesso vediamo, perché secondo me vediamo chi c'è dispari. Tutti hanno, vedi che sono già tutti. Qualcuno c'è sempre, che tutti sono accoppiati, tutti, o c'è qualcuno che mente? Ci siamo? Non c'è il dispari? No, nessuno dica vai lo stesso, no, se è lo stesso viene con me, lo facciamo, tanto dura davvero mezzo minuto, niente di speciale. Lì forse, lì siete. Voi dici, ah no, siete lì? No. Allora, ovviamente no, la matita non ce l'ho io, ma allora, non è da scrivere, per cui se non bisogna scrivere. Anzi è meglio se lo faccio io, perché semplicemente
dovrete imitare quello che facciamo noi due. Vi faccio prima farlo perché con i giochi è così. Se si gioca si impara da spettare, si impara a spiegare, si annoia e basta. Il gioco, altra regola, va fatto in silenzio. Non in silenzio perché è meglio stare in silenzio, che no, perché non si deve ricorrere alla parola, al dono o alla condanna della parola. Chi lo sa? Imitare. Ci siamo? Allora, vedete, indice, appoggiare le matite. Silenzio, eh? In silenzio. Tutti avete messo anche qualche matita? Quando ci siete? Allora, adesso, sempre in silenzio, diciamo così in senso lato, pedalare con i ritmi che gli vengono. Non è un test, per cui se cade si tira su, non c'è problema, si continua così in silenzio, sempre che per domani è come viene, viene. Adesso continuare in silenzio a occhi chiusi. Basta così. Basta, ci sarebbero tante varianti, ma qui è sufficiente. Il primo stupore è che ci si riesce, ma perché siamo più geniali di quello che crediamo. Chiediamo tutte le nostre parole quando invece sappiamo fare cose difficilissime anche senza parlare, anzi sono quelle essenziali. Qualche domanda, impressione? Piacevole, spiacevole? Mi piaceva la destabilizzazione che ha creato questo. La destabilizzazione che ha creato questo? All'inizio. E poi no. E dopo invece però ci si ricordina rapidamente. In una conferenza non è frequente, però insomma un po' divertente lo è e forse è anche molto istruttivo. Considerazioni, era meglio occhi aperti, meglio occhi chiusi? Occhi chiusi. Se aveste cambiato partner avreste fatto la stessa cosa? Perché io sono fatto così, no? Per cui io sono fatto, cambi partner e sei fatto in un altro modo, che sei fatto dall'altro. E viceversa. Quella cosa che noi occidentali adoriamo profondamente, deifichiamo, che chiamiamo l'io, tanti modi diversi, affinché il gioco funzionasse bisognava lasciarlo un po' andare, se no si è io tan, perché io sono abituato così, faccio le cose che mi piacciono a me, giusto? Non è mai così, una bugia gigantesca, non è che è sbagliato moralmente, è proprio una menzogna, nessuno fa quello che vuole, lui, forse neanche Dio. Ci sono fior di teologie su questo, eh? Figuriamoci un essere umano, ci sono fior di teologie serie, mica
di credenti, mica teologia. Libertà, libertà di Dio, una cosa complicata. Allora proviamo a trarre da questo, possiamo chiamarli tre strumenti o tre ecogatti. Tre concetti, tre sottolineature, tre anche per far prima, perché il numero tre è magico, ma potrebbero anche essere di più. Ma forse sostanzialmente uno solo, forse, chi lo sa, vediamo. Per capire, e per capire anche come questo ci aiuta a poi a riflettere su come sta cambiando la scena della cura, come stiamo cambiando noi all'interno della scena della cura. Una prima considerazione che credo, correggetemi se sbaglio, ma sia molto corrispondente all'esperienza più immediata, quella che abbiamo toccato con mano, in senso letterale, anche se poi c'era la matita di mezzo, ma la matita è importantissima anche quella, perché nelle interazioni c'è anche la tecnica, tecnica non è un mezzo, che potrebbe non esserci, l'importante sugli esseri umani, le altre bugie che ci raccontiamo noi occidentali, mentre facciamo tutto completamente altro, crediamo. Allora, la prima considerazione è che diciamolo con Gregory Bateson, la relazione viene per prima, virgola, precede, testuale, qualsiasi cosa noi stiamo facendo, sentendo, pensando, in ogni attimo di quello che avete fatto e abbiamo fatto, eravamo immersi dentro la relazione. Nessuno poteva controllare l'interazione. Nessuno, neanche io, una volta che ho attivato il gioco, ne ero parte interamente. Come andrà a finire? Ma a seconda di quello che facciamo, il verbo fare nel senso più banale, di rudimentale, quotidiano, situato, concreto, che può essere, è importantissimo. Noi, ripeto sempre il mantra, noi occidentali, moderni, pensiamo di avere un cervello che passa tutto di lì, che è una bugia gigantesca. La relazione viene per prima che ci rendiamo conto di quello che facciamo, prima di chi sono io, che identità ho, la gioco dentro lì, non c'è un'identità fissa che rimane rigida, quella, e dopo viene la relazione. Quando si entra in relazione, relazione impropria, quando si attiva una nuova interazione, ma si è già in relazione da sempre, da quando si è nati. Quando qual è l'embrione che non muore dopo che c'è l'incontro fra il spermatozoo, l'ovulo, quello che si appiccica, che si attacca alle pareti dell'utero, che rinuncia a dire io, già parte di me. Parte di, solo essendo parte di può sviluppare un qualche cosa di individuale, di soggettivo, di diverso, solo dentro relazione che è già data, che non ha scelto. Ma questo dentro un corpo che è in relazione con altri corpi e con altri, quegli altri, con altri ancora, in un tempo, in un luogo, in interazioni concrete, dentro una storia che è cominciata chissà quando, di relazioni. Dice Gregory Bateson, di danze interattive che sono iniziate 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando è cominciata la vita. La vita non è la vita. Questa capacità interattiva, autorigenerativa, autoriflessiva. Poi quando vengono gli esseri umani c'è anche un embrione di autoriflessione cosciente.
l'autoreflessività non è mica inventata noi umani. Cioè se un essere vivente non è capace di percepirsi dentro un contesto più grande di lui e sapere che quel contesto lì non lo può dominare ma ne è parte, muore, eh? Non riesce a accoppiarsi, riprodursi, generare discendenza e mantenere la specie, non ce la fa materialmente. Deve avere un qualche modo per stare in relazione con gli altri, tenendo conto che è parte di relazioni più grandi, di popolazione, di specie, di famiglia, di cose più grandi che però non sono delle sostanze. Anche la specie è un concetto, è un'invenzione umana la parola specie. No. E quello che si che concretamente deve essere fatto, altrimenti non c'è la vita, è un agire e interagire e creare e ricreare quelle premesse, quelle presupposizioni in base alle quali si può continuare a vivere. Non è che ci sono prima, cioè, si viene al mondo come parte di una specie, ma se non ci si comporta in un certo modo la specie invece è un prodotto anche delle azioni, non è soltanto la premessa. Quindi la relazione viene per prima. La relazione non è mai solo due. Qui, in questa esperienza, era evidente, credo, che mentre i due, a volte la faccio fare anche a tre, per esempio, e funziona, vi assicuro che, oh Dio mio, miracolosamente funziona, miracolosamente. Io direi normalmente, perché siamo molto più abili di quanto diciamo, ci affidiamo sempre. Adesso come si fa? Prima vai le istruzioni, poi le applichi e dopo la matita cade. Beh, spesso, ma tutti i giorni facciamo così. Per quante istruzioni ci arrivino dagli uffici di direzione o cose del genere, quando siamo in situazione, cosa facciamo? Si agisce in gran parte senza pensarci su, per fortuna. E a volte per sfortuna, ma non è che c'è una terza possibilità. La relazione, mentre si era lì in due, si sapeva perfettamente che gli altri stavano facendo, ci si teneva d'occhio reciprocamente. E ogni gesto teneva conto ininterrottamente di quello che stavano facendo gli altri, oltre che di cose che si stavano pensando, quindi vuol dire gli attori non presenti che venivano richiamati. Ah, questo mi ricorda, e a seconda di quello che mi ricordo, mi rimanda, agisco in modo diverso. L'azione è di una densità straordinaria. L'azione, insisto, anche nel senso più elementare della parola, che è quella, il gesto anche di pelle, di immediato. Non è mai quindi a due, non è mai solo, questo l'ho detto prima, non ci sto più sopra, di presenze ma anche di assenze. E con tutto ciò noi facevamo quello che è accaduto. Tutto quello che è accaduto perché l'abbiamo fatto noi, come tutto al mondo. Non ci sono delle realtà prima che rimangono indipendentemente da come noi ci comportiamo. Sia lo sostanzialista a cui siamo molto abituati, pensate alla parola identità, alla mia identità come se fosse una roba, noi il mondo, quando diciamo il mondo non cambia mai, perché non lo facciamo cambiare? Semplicemente non è che il mondo è qualcuno che l'interazione crea e ricrea interrottamente il mondo, che è premessa di quell'azione, ma è anche effetto di quell'azione, ininterrottamente, ed è così anche in qualsiasi scena della cura. Aggiungiamo un altro elemento ancora. Noi eravamo anche consapevoli, inconsciamente consapevoli, perché non ce lo siamo mica detti, ma era così, che siamo in una conferenza. Se ve lo proponevo per strada non accadeva. Che questa conferenza ha luogo in un luogo molto preciso, in un tempo molto preciso, come parte di una storia molto precisa, cioè con delle cose molto concrete.
queste mura sono dentro altri ancora, dentro un mondo, una città, in un tempo. Tutto questo non è che mentre noi siamo lì non lo sappiamo. Sbaglieremmo tutto. Noi teniamo conto ininterrottamente di mondi ipercomplessi che sono organizzati di senso a buccia di cipolla, come dice una bella metafora Gregory Bateson. Quindi la relazione viene per prima. Se noi ci vogliamo fermare e dire beh adesso però bisogna che le cose vadano come voglio io, siamo nel paradosso di Alice nel Paese delle Meraviglie, che appunto si trova di fronte, in teoria dovrebbe avere, no? una mazza da croquet per mandare le palle sotto gli archetti, ma la mazza è un fenicottero, gli archetti sono le carte del gioco della regina, le palle sono degli istrici, e lei scoppia a ridere. Noi che invece siamo molto seriosi cercheremmo di, ma come facciamo? Dovremmo congelare il fenicottero in modo che il collo somigli il più possibile a una mazza che usiamo come vogliamo noi, e forse a volte nelle relazioni capita che facciamo così per cercare di mandarle nella direzione che vorremmo noi, senza riuscirci peraltro, perché se l'altro ci sta, quando uno dice vedi, ci sono riuscito, se è vero che la relazione viene per prima, un proposito si è realizzato perché l'altro è stato al gioco, potevano starci. Anche quando sembra che la nostra azione, progetto A, ottengo A, come sono stato bravo. Se pensiamo che la relazione viene per prima, dovremmo dire progetto A è accaduto A, in senso di una cosa buona, perché magari c'era una cosa cattiva, come siamo stati bravi, in tanti. Ciascuno ci ha messo del suo. Persino le cose sbagliate fanno parte di questa storia. Se in una storia di cura si passa da un momento che c'è un sintomo, poi passa l'analisi, diagnosi, cura, cioè, accadono delle cose, dopo alla fine le cose sono andate bene. Se di mezzo c'è stato, supponiamo, un familiare rompicoglioni, quella era parte di quella storia. Si sarebbero fatte certe cose se non ci fosse stato quella. Tutto è parte. Se si parte dal presupposto, ovviamente, che non è obbligatorio, il primo concetto che era questo, la relazione viene per prima. Sugli altri vado veloce. Danze delle parti interagenti, l'ho già detto, non ci stiamo sopra così. Da questo primo elemento traggo una domanda da gatto con le ali, che però ce la siamo già fatta prima e faccio altro che leggerla. Cosa accade nella danza se tutti o quasi i danzatori condividono la presupposizione che la relazione viene dopo, in funzione della coscienza, della volontà, dell'abilità tecnico-scientifica di controllo lineare? Che cosa può accadere? Pasticcio che combinerebbe Alice se volesse a tutti i costi giocare come se si potessero linearizzare le azioni, le conseguenze, il controllo degli effetti, il controllo del controllo del controllo del controllo infinito, l'ipercontrollo, come lo chiama qualcuno, Václavic, se non ricordo male. Che l'ideologia del controllo non è il controllo in sé per sé, perché un po' di controllo va da sé che ci vuole. Se io voglio uscire da quella porta là, un certo controllo devo pure averlo. Ma quando ci si finisce per credere, come molto spesso noi occidentali, e penso anche molto nella scena della cura, che il controllo è lo strumento principe, la linearizzazione del rapporto causa-conseguenza, proposito-risultato, sia la cosa migliore, perché se il controllo razionale e così via, e poi che le relazioni siano faticose, difficili, conflittuali, è inevitabile.
perché la relazione viene per prima, è bene come nel male, la sanno più lunga relazione, ci piace o non ci piace. Quando poi la tecnica diventa tanto potente, come sta diventando, come è già diventata e continuerà a diventare, da alimentare la fantasia che ogni desiderio possa essere realizzato tramite la tecnica, addirittura ferendo la morte fino a quando non ci preoccupa di pensarlo almeno a lungo, poi si vedrà. E che cos'è né delle nostre danze interattive? E quanti danni ci procuriamo nelle danze interattive attraverso questi tipi di presupposti cui siamo abituati e la disabitudine ad andarli ad analizzare? L'individuo che viene prima, la tecnica come puro mezzo a disposizione dell'individuo o di un'istituzione o di un gruppo per ottenere certi scopi. Per tecnica intendendo in questo caso da un significato molto ampio che adesso non sto a approfondire, ma che comprende la scienza dell'organizzazione, la tecnoscienza dell'organizzazione, gli schemi organizzativi, i diagrammi di flusso, tutte le cose che pensiamo tecnica, un mezzo per poter realizzare certi scopi, è un mezzo. Siamo sicuri che sia puro mezzo? Conoscete apro una piccola parentesi filosofica ma molto semplice, molto intuitiva direi. Quello che il filosofo italiano Emanuele Severino sostiene sulla della tecnica, no? Qual è il fine proprio della tecnica? Perché ha un fine, non è mezzo, ha un fine, che produrre potenza e ridurre la fatica, produrre potenza. Così con una leva si solleva il mondo, no? Con un punto d'appoggio. Ma siccome siccome in ogni contesto ci sono competizioni tra vari fini di altro genere, in generale, capitalismo fare profitto, cito Severino, il comunismo, il cristianesimo, ma tutti, l'Islam, ma anche nel contesto, micro contesto, macro contesto, anche nella cura, interessi della tal corporazione, del tal gruppo, del paziente, della tal associazione, cioè, tutti hanno dei fini in conflitto, come è giusto che sia, come è normale che sia. Tutti però per affermarli ricorrono alla tecnica. Tutti. Questo fa sì che il solo fine che pian piano stiamo potenziando, quasi involontariamente, è la tecnica, è la potenza, la produzione di potenza, perché diciamo sì, poi perché serve a... Ormai siamo al servizio della tecnica. Corriamo e poi si viene a uno e dobbiamo farla funzionare. Poi si arriva uno e dice: io vorrei questo adesso, cioè, ho 98 anni, come faccio a sopravvivere altri 3 giorni? Tecnica, per esempio, un po' esagerato, ma io ho questo complesso, vorrei farmi operare dell'unghia del dito mio che non esito. Tecnica. Si risolve il problema, si dice, e cioè si investe sempre di più sulla tecnica e sempre di meno sulle relazioni. Il sapere tecnoscientifico cresce di smisura, in un certo senso ne diventiamo servitori, e il tempo che dedichiamo a guardarci nelle palle degli occhi, a pensare, a perdere un po' di tempo per riflettere, si riduce sempre di più. Guardate, non soltanto
quando si dice la relazione, tipicamente si dice relazione appunto medico-paziente, femminile-paziente, ma io insisto sempre a dire che le relazioni più importanti a cui dovrebbe far caso un'organizzazione sanitaria sono le relazioni tra colleghi. Questo è il punto centrale, cruciale. Quando si dice, esagero un pochettino per fare una, polemicamente, diciamo, piegare il ferro dalla parte opposta, come si dice, no? Il paziente al centro. Attenzione, se il paziente è al centro, tutti lo guardiamo, noi non ci guardiamo in faccia. Ma alla fine della giornata, le insoddisfazioni di tipo relazionale sono molto più con i colleghi che rispetto ai pazienti spesso. E comunque sia, se si, nella misura in cui si riesce ad avere cura dell'interazione di cura, nel come insieme, dunque anzitutto fra colleghi, sicuramente i pazienti stanno meglio. Non è che dimentico che il paziente ovviamente è il centro da un certo punto di vista, ma facciamo attenzione a non fare... Se ho fatto il mio dovere sul paziente, sono a posto. Se la relazione viene per prima, ci sono vari conti da fare. Tendo a chiudere, anche questo, forse se conoscete, questa è la macchina da scrivere, la faccio sentire. Conoscete Mauro Magatti, sociologo, Università Cattolica, che è anche un'amica, ha scritto questo libro molto bello, molto pesante, sappiatelo, però molto bello, che si chiama appunto Libertà immaginaria, le illusioni del capitalismo tecno-nichilista. Dico solo questo aspetto, rispetto alla scena della cura più, chiamiamola più moderno tradizionale, oggi è il rapporto tecnico-desiderio che diventa cruciale, cosa inimmaginabile prima. Il bisogno, diversamente dal desiderio, può essere soddisfatto. Vi faccio un esempio così ci capiamo, un esempio banale. La mucca che ha, ovviamente cosa si intende per bisogno, per desiderio, è la definizione che sto dando io in questo momento, no? Dal punto di vista che sto cercando di illustrare, la mucca mangia, ha fame, mangia, passato, bisogno. Questo è bisogno. Il desiderio, che è solo, quasi solo, diciamo, solo, esageriamo, diciamo solo, non siamo sotto troppo, sotto sfumature di mezzo, ma umano, invece, cosa mangio però? E poi, com'era buono, ne voglio ancora. Oppure, no, adesso ti faccio un dispetto e non mangio più. Il desiderio umano non è soggetto alla dinamica risorse-soddisfazione. È paradossale. Se è soddisfatto, è come la lupa dell'inferno dantesco, che dopo il pasto ha più fame che prima. Descrizione del desiderio straordinaria, la lupa dantesca. Dopo il pasto ha più fame che prima. Il desiderio ha questo tipo di struttura. Se noi tendiamo a pensare che il desiderio è qualcosa di individuale, non dentro un gioco di relazioni, piccole, grandi, medie, globali, che ogni desiderio in fondo è legittimo, o comunque un certo numero di desideri, e noi ci attrezzeremo a rispondere a quel desiderio, si entra in un circolo vizioso che non finisce più. Delusione, perché non basterà mai, perché il desiderio si guida ai 30, dopo col 31, e dopo la tecnica deve inseguire anche quello, ma non sarà che questa vertigine è alla base anche della nostra ininterrotta ricerca di tecnologie. Se voi guardate la pubblicità delle automobili, questo è lampante. Quante volte sentirete in varie salse
questa macchina ha molta tecnologia. Vi rendete conto che è un delirio? Cosa vuol dire ha molta tecnologia? È davvero qualcosa, la potenza, no? E poi dopo guardate i modelli delle persone che vengono messe alla guida, che sono tutti degli sciamannati, no? Contenti perché vanno a velocità dal ritiro della patente, perché ci impiegano 3 secondi più di ma neanche, ma un godimento, che è tutto desiderio tecnica, desiderio tecnico, desiderio tecnologia, desiderio tecnologia, che si avvita all'infinito. Osservate la pubblicità delle automobili, vedrete come questo è visibilissimo, e i creativi pubblicitari sono mica scemi, eh? Non sono mica loro che inducono falsi desideri, come si dice, con un modo, colgono perfettamente lo spirito del tempo. I filosofi tedeschi avrebbero lo Zeitgeist, che fa più impressione, lo spirito del tempo, che è fortemente questo, ed è fondato sulla premessa insensata, torniamo sulla presupposizione insensata, che il desiderio sia individuale e non relazionale. Tutti questi modelli che si vedono pubblicitari dicono imitami. E perché mai uno dovrebbe comprare? Perché è il vicino di casa. Il desiderio è mimetico, dice René Girard, grande studioso. È mimetico, non è falso che il desiderio mi appartenga. Capisco che qui il gatto con le ali la fa grossa, perché siamo profondamente abituati noi a pensare che c'è qualcosa dentro io che viene prima della relazione. Ma un bambino, partiamo sempre da un bambino, che cosa desidera? Sono quello che desidera il genitore, oppure l'opposto, ma che è la stessa cosa, lo capiamo, no? Per fortuna ci sono dei modelli. Se no, noi, gli esseri umani, vogliono tutto e non sanno che cosa vogliono. Non so neanche io, quasi alla mia età, dopo che penso persino a tutte queste robe qua, che se mi interrogo, ma tu cosa vuoi nella vita? Beh, non chiedetemelo, perché non sono sicuro di saper rispondere. Il desiderio è una forza straordinaria, ma che è indeterminata quanto all'oggetto, diversamente dal bisogno. È indeterminata, non ha oggetto il desiderio. Il desiderio è un desiderio altrui e viceversa. Si alimenta, vi invito a guardare da questo punto di vista, che sarebbe, adesso mi aiutate, mi fermo, c'è la falsa pubblicità della Mercedes del comico veneto Natalino Balasso, che se ve la cercate su YouTube, cercate Natalino Balasso Mercedes e ve lo dice molto meglio di me. È l'imitazione che muove il desiderio. Perché io adesso voglio, come dicono le storie tese, un tatuaggino, perché ho un tatuaggino? Perché c'era l'amica, l'amico, la nemica. Ma in positivo, in negativo, non sto dando un giudizio morale di questo. Tutti, il desiderio è intrinsecamente relazionale. La relazione viene per prima davvero. È l'altro che mi fa, mentre io faccio l'altro, e l'altro ancora. Avere l'idea che non sono io ma è un altro che mi... L'interazione e la relazione vengono prima. Non aggiungo niente altro adesso, perché sennò vi troverete varie altre cose lì, sennò va via tutto il tempo, pochissimo mi accorgo, che avremo per discutere. Fatemi aggiungere solo un elemento, che dal punto di vista anche delle teorie dell'organizzazione, credo che sia importante. Nell'esperimento che abbiamo fatto, nel giochino che abbiamo fatto prima, c'erano 2 coreografie danzanti, diverse, molto diverse una dall'altra. Una simmetrica e una complementare, potremmo anche dire una orizzontale e una verticale.
tra di voi si faceva, pensando che si faceva tutti la stessa cosa, tra voi e me, come, così come tra me e l'istituzione, c'è una verticalità, c'è differenza, non somiglianza. Le relazioni complementari, anche di tipo gerarchico, sono diverse, hanno una forma diversa da quelle orizzontali. Ogni interazione contiene dei miscugli molto complessi di entrambe. Cosa significa questo? Cerco di dirlo in due minuti. Questo significa che uno dei presupposti famosi che dovremmo cercare di cogliere riguarda il concetto di gerarchia. Noi occidentali, contemporanei, siamo convinti che la gerarchia sia una struttura relazionale che ha un punto che viene prima e gli effetti che vengono dopo. Come nella... possiamo stare... forse c'era lì prima... poi finirò con una barzelletta così... noi tendiamo a pensare che la gerarchia è fuori in alto e noi si reagisce a... la gerarchia è interna, da sempre. Che poi le persone non lo credano, che siano convinte che chi è lassù domina, questo è un altro paio di maniche. Più si è convinti che domini, più dominerà. Ma dominerà perché si è convinti che domina, non perché abbia in sé dentro il famoso carisma, no? Come possono parlare che era da chissà dove. Il riconoscimento di autorità è un riconoscimento collettivo. Se oggi abbiamo qualche ministro Galioffo, mica colpa sua, eh. Comodo prendersi con un capo espiatorio. Ah, quello stronzo! È dentro l'interazione, non è fuori. Nessun punto gerarchico è esterno. Ma la seconda domanda antropologica era questa. Cosa succede dentro se noi invece agiamo convinti che invece la gerarchia è esterna? Dei gran pasticci, che sono pasticci che stiamo combinando, perché ne siamo molto persuasi di questo. Molto persuasi. Che le gerarchie abbiano un punto di potere esterno alla danza interattiva. Finisco con una barzelletta per far prima sul terzo punto. La relazione viene prima, le gerarchie sono circolari anche se non ce ne accorgiamo e siccome noi non pensiamo così facciamo un sacco di pasticci. Torno su una cosa che ho detto fin dall'inizio, che il fatto che le presupposizioni sono incarnate, inconsce. Un bipede umano incontra un millepiedi e gli dice: ma come fai tu a non inciampare mai? 500 piedi da una parte, 500 dall'altra. Non inciampi mai? No, non inciampo. Boh, non so, io ne ho due e basta, però ogni tanto mi capita di inciampare. Ma come fai? Spiegami. Dice, io non ci ho mai pensato, perché ci penso. Pensa, dice, ma lo so, ricomincia a camminare e inciampa. Noi sottovalutiamo, come si è visto anche nel giochino, tantissimo, le capacità inconsapevoli di tutto il vivente, di cui noi siamo parte in larga misura, poi abbiamo anche un cervello che ci fa anche cose un po' differenti, ma siamo sempre inseriti dentro danze interattive largamente inconsapevoli, ininterrottamente. E prendersi cura di queste danze interattive, cioè uno sapere delle relazioni, cioè vedendole, imparando a vederle in ogni momento, in ogni cosa, in ogni contesto di cura. E questo credo che sia una sfida inevitabile, credo, e spero che sia inevitabile, perché l'era in cui le gerarchie tenevano insieme tutto, o credevamo che la fede nella gerarchia incrollabile, è finita, come diceva Nietzsche, Dio è morto, è finita, non ce ne siamo ancora accorti del tutto, le invochiamo, magari per maledirle.
perché siamo ancora 200.000 anni, è comprensibile, facciamo fatica ad accorgerci che siamo liberi. Il fantasma della libertà, facciamo una fatica, prendiamo cinciacco, non cerchiamo l'uomo forte, no? O il cattivo che dà la colpa. Questa, il crollo dell'automatismo del principio gerarchico, Dio, la natura, le cose sono così perché c'è un principio fuori di noi, anche scientifico. Siccome il mondo è così, allora anche questo sta crollando, tutta la tematica delle fake news, eccetera, ci dice anche questo. Noi la verità dobbiamo saperla conquistare socialmente, politicamente, relazionalmente, vitalmente. Non c'è nessuna garanzia che il gioco della verità vinca se non si attiva ininterrottamente. C'è la realtà che tutti possono vedere e dopo, come spesso la tecnoscienza ci illude promettendo il paradiso. Questo lo sentiremo sempre di più, questo crolla, i confini anche tra le professioni, tutti in movimento, tra gli stati, tutti in movimento, proprio perché quel tipo di principio a cui siamo stati abituati per millenni, 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 non funziona più. Come nella storia, ed ora chiudo davvero, scusandomi se l'ho fatta un po' troppo lunga, ma mi accade spesso, non so cosa farci, con la storia che racconto, questa la racconto sempre e sempre, non posso, o quasi, da un po' non lo facevano. Con la storia dei litiganti e del rabbino, la storia antica del Tanakh, che ci dice in che punto siamo del mondo, delle nostre vite, dei nostri problemi. Il primo va dal rabbino, che è un maestro, un saggio, e dice, gli spiega, lo ascolta e dice: eh sì, hai ragione tu, però devo ascoltare anche l'altro, giusto? L'altro, no, invece perché lui dice io, invece... Supponiamo che sono due che vanno al direttore sanitario, o il direttore dell'ASL, non so, da qualche autorità, no? A tutti i livelli, dal papà, gerarchia. Quella roba, perché tutti danno per scontato che, meno male che c'è quello, sennò ci ammazziamo, no? Perché il punto di incontrare lo sconosciuto con cui non si è d'accordo è la sfida elementare della vita, dalle amebe in avanti. E lui dice, in effetti hai ragione tu. E si ferma lì. Ci sono gli allievi, e accanto a lui, che era anche maestro, no? Che lo guardano più o meno come voi state guardando me adesso, come dire. E allora ce n'è uno che tira su la mano, maestro, posso fare una domanda? Prego. Ma hai dato ragione a tutti e due. E lui ci pensa e dice, in effetti hai ragione anche tu. E da lì che comincia il nuovo mondo, Non abbiamo, non siamo ancora svegliati, preferiamo pensare che io controllo, poi sulla tecnica, poi c'è il coro, andare avanti, avanti, avanti.